Belle in pole position, ecco. Ma io che ho cantato con il Blue Studio. Let there be you. E Maria. Ora ci sarà, adesso dovevo un cappello Maria Iammi. Certo, non ce lo posso mettere perché mi hanno appicciato. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds singing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Love, love, let there be love. Che la vado a toccare mia figlia. Sulla pelle, non vedevo più passare i parrocciai e capivo che si fermavano i telai. Io, vaianese che sono io, vaianese e non sono altro, io vaiano non lo sento più. Ma io qui ci sto bene, anzi, di più. Allora, dopo questo primo momento, come tutti gli anni, diciamo, drammatico, o quasi, ma nella realtà è veramente drammatico. Allora, io vedo tanta gente. Anche se ho questa faro negli occhi, però vedo tantissima gente. E come potevamo noi mancare per la terza volta quest'anno,
ad omaggiare tutte le donne di Vaiano e dintorni con il nostro gruppo di over 50. Questo è il nostro omaggio, il nostro modesto omaggio che noi facciamo con il nostro gruppo. Comunque, ora, a parte questo, un grande omaggio, un altro grande omaggio che stasera il nostro gruppo vi fa, e io in prima persona, è che abbiamo un ospite di eccellenza, no di eccezione, di eccellenza, che porterà, forse dico una cosa ora, forse capirete, porterà tanta allegria. Vi presento l'ospite d'eccezione, Mike, buongiorno! Signore e signori, prego un po' di voce a questo microfono, Signore e signori, fatevi vedere. Allegria! Grazie, grazie, grazie Fabrizio, per questa bellissima introduzione. Ma che occhiali mi hanno dato stasera, non vedo niente. Un po' scurini sono, Sono un po' scurini. Io tra l'altro ho avuto problemi di visibilità per arrivare in questo posto, questo paese, questo meraviglioso paese, in questo pubblico, in questo... Ma sai che sono passato, ho fatto mille peripezie, sono passato da una foresta addirittura, e venendo su da... Scusa se ti interrompo, ma alla foresta, non da una foresta. Ah, ecco, forse mi sono sbagliato, perché... E poi ho capito, ho letto un cartello che diceva vai... Ah, no? No, Mike, Mike, ti devo interrompere, non è mia abitudine interromperti. Non si dice vai ano, potrebbe essere equivoco qui a vai ano. Ah, ecco, si dice vai ano, vai ano. Effettivamente, scusate amici ascoltatori, quanti siete, Ma quanti siete? Ah, siete moltissimi, grazie, grazie. Fabrizio, è veramente un pubblico stupendo questo qua, Sì, caro Mike, è un pubblico stupendo... E come potrai vedere il 90% sono donne. E non, forse non hai capito quando sei arrivato qui a Vaiano il motivo perché ci sono tante donne? E vuoi dirmelo tu, caro te Fabrizio? Te lo dico io, ma l'hai vista te la nostra rotonda a Vaiano, l'entrata di Vaiano con quell'obelisco? Ho visto uno strano monumento. È un monumento dedicato, Mike. Ho capito, non vorrei... dire cose che forse non sono consone alla serata, però credo di aver capito, forse avete capito anche voi, forse sì, hanno capito anche loro. Senta, signor Fabrizio, a questo punto cosa dobbiamo fare? Perché io qui ho una scaletta nutrita di ospiti, che io dovrei presentare. Ma io a questo punto ti lascio il testimone ad un presentatore di eccellenza come Mike, buongiorno, vorrei nuovamente un altro applauso. Io vi ringrazio, ti lascio il testimone per condurre questa magnifica serata di notte rosa a Vaiano. Fabrizio, permetti un attimo, io prima di lasciarti e accomiatarmi da te vorrei presentarti la mia valletta, e prego la regia di introdurre, di avvertire Sabina Ciuffini, la mia valletta. Prego Sabina, vieni a salutare questo stupendo pubblico, là c'è il tuo microfono, Sono veramente tanti, signorini, Avete visto com'è bella Sabina questa sera, Vi piace Sabina, Sì, mi piace, lo so, anche a me piace molto Sabina. È come vecchi tempi, signor Miche, Sì. Fabrizio, conoscevi già Sabina? Io la voglio solamente salutare questa sera. Che bell'uomo, Con un bel baciamano sì. Alla signorina Sabina. Secondo me, sono fortunata. Sì. Si sente che sono di Codilupo? Non si sente? Pure sono di Codilupo, E forse... Sono nato nella canicciaia. Lo sappiamo, forse qualcuno non lo sa, Codilupo. Sono rimasto folgorata, Hai visto che bell'uomo? È vero, pare finto. Vabbè, Sabina, dai, andiamo avanti con la serata, che la serata è nutrita.
Allegria! Un applauso a Fabrizio Bertini che ha introdotto la serata. E io vado subito a presentarvi. Secondo me io lui non l'accompagno fuori, perché, Sabina, fai come vuoi. No, io non l'accompagno fuori perché questo se zompa subito addosso, io lo Sabina, vedo. Sabina, non mettermi subito in imbarazzo, per favore. Avanti con la serata. Andiamo avanti con la serata. Come vecchi tempi, con il signor Miche, con Istia Tutto, con la signora Longari, con i Nardi, con tutti quanti, è vero? È vero. È sempre uguale però lei. È vero. Non cambia mai. Allora, questa sera Sabina, devi sapere che tutti i cantanti che presenteremo e che vado qui a elencare, da Don Lurio a Tony Dallara, Gianni Morandi, poi avremo il fratello di un alto prelato, avremo Fred Buscaglione, avremo Mina, signore e signori. Non ci posso credere. Avremo Little Tony, Gianni Morandi, forse l'ho già detto, E tutti questi artisti hanno, prima di diventare famosi, hanno avuto una particolarità. Chi più chi meno ha lavorato qui a Baiano, e poi piano piano durante la serata vi dirò che cosa hanno fatto. Non ci posso credere, tutti a Baiano hanno lavorato. Tutti a Baiano. Che posto bello Baiano, eh? E Baiano è veramente una valle molto felice. Ma mando alle ciance per dindirindina. Andiamo subito a presentare il primo numero. Signore e signori, questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi, in una splendida coreografia, il grande, eccelso ballerino Don Lurio. Signori, Don Lurio. Don Lurio è americano, sapete. Vorrei chiedere una cosa, signor Don Lurio, se mi vuole rispondere. Ma lei, per ballare così bene,
Quante ore si esercita al giorno? Signor Mike, tante, tante ore, anche 8 ore al giorno, ma anche forse di più, e non mi avanza quasi niente. Quanti anni è che lei è in Italia, signor Don Lurio? Saranno almeno circa 20 anni o su di là. Grazie, signor Don Lurio, lei parla molto bene l'italiano. Un grazie, prego Sabina. Grazie a Don Lurio. Sabina. No, perché io sto qua dentro le quinte e uno mi stava a fare la mano defunta. Che cosa? La mano? La mano defunta, la mano morta. Ma che cosa dici, Sabina, per favore? Non cominciamo subito, Ma mi stava a toccare il culo. Sì, va bene, andiamo avanti. Qui c'è uno show da portare avanti. C'è non posso show. Stare dietro alle tue battute, Che battuta? Il culo è mio, scusa. Vabbè, è suo. E allora anche stasera andiamo avanti così, dai, vediamo chi è il prossimo ospite, su. Vediamo chi, dovevo dire io? Ce l'hai la scaletta, io faccio. Sì, ce l'ho io la scaletta, ma tu dovresti saperlo a memoria, perché abbiamo fatto tante prove. No, te mi ha detto, signor Michele, lei mi ha detto, perché una volta ti davo del tuo, adesso è tanto tempo, poi si è invecchiato, mi ha detto, devi venire a far vedere le cosce. Mi fa vedere le cosce, mi ha detto. Sì, va bene, sei bellissima, lo so, ma non te ne approfittare, dai. Lo dice anche mamma mia. Ecco qui la scaletta, vedi chi c'è? Sì, vedo chi c'è se ci avessi gli occhiali. No, ti posso vedere. Mica questa non era mica del copione. No, non l'avevamo preparata. L'altra volta esco con gli occhiali. Va bene. Va bene. Allora dovete sapere che ora abbiamo qui con noi sul palco il signor Tony Dallara. Aspetta Tony ad entrare, che prima devo dire dove hai lavorato. Dovete sapere che Tony Dallara, prima di diventare famoso, Sabina, lo sai dove ha lavorato? Ma io no, lo dica pure. Ha fatto l'allupino, L'allupino? Sì, alla Stev. Nel 1963. Ma non ci si può credere. E invece ci devi credere, signore e signori, Tony Dallara. Un bel applauso. Racconterò, affiderò i sogni miei.
musica che ispira l'anima, sei tu mio angolo di paradiso per me. Tu sei romantica, amica delle sogni miei, perché romantica tu sei. Tony Dalla. Signore e signori, questa sera qui a Baiano. Grazie, grazie, grazie. Mi è piaciuto Tony Dall'Ara, avete sentito che voce, eh? E che tonalità è riuscito a raggiungere, veramente, veramente, l'urlatore qui a Baiano con noi. Io dovrei essere raggiunto da Sabina in questo momento. Regia, per favore, mi chiama Sabina, per favore, Sabina, per favore, vuoi fare un richiamo a Sabina? Sabina, Sabina, ma insomma non si può andare avanti così. Ma io rinuncio allo spettacolo, Sabina, ma insomma qui ci sono tante persone, ma ti sembra il modo di presentarti? Che cosa ti è successo? Sentiamo. Un bisognino. Ma quello piccolo, non quello grosso. Ma insomma, dai. E l'emozione, io soltanto tempo. Eppure nei dettagli, ma insomma, per Vincibacco, non è possibile. Sabina, ma che figura mi fai fare questa sera? Sei incazzato davvero, E per forza, ma mi arrivi mezza nuda, ma ti sembra il caso, ma via, Sabina. È che non la potevo tagliare. Ma dai, su, andiamo avanti con lo spettacolo. Ah, scusatemi, no, gentile Puma, no, questa ragazza a volte è molto brava, ma a volte veramente mi fa spazientire. Scusatemi, no, se qualche volta mi inalbero. Mi scusi, signor Mico, non lo faccio più. C'ho un'autonomia di 3 ore ora, tanto. Fortunatamente, il prossimo cantante mi rimetterà in allegria, perché pensate, prima di tutto è nato qui vicino, sulle colline bolognesi, in un paesino chiamato Monghidoro, forse già saprete chi è, però vi voglio raccontare una piccola storia, perché lui è, prima di diventare famoso a 16 anni ha lavorato in una tessitura alla Briglia dal Gasperoni e lì ha imparato a fare i cannelli, sapete, ai telai. Non ci si può credere, sono passati tutti di qui, ma tutti, eh? È vero, Sabino, l'ho scritto qui, quindi è vero. No, c'è scritto pure su Wikipedia. Perfetto. Ha sentito come l'ho detto bene? Sei molto brava, Sabina. Fammi sentire come l'hai detto. Su Wikipedia. Brava, una pronuncia inglese perfetta, mi raccomando. Come lei? Sì. Lei è di madrelingua, vero? Io sono di ma cosa ti interessa a te cosa sono io? Dai, andiamo avanti. Stavo parlando di questo ragazzo, l'eterno ragazzo, che dopo aver lavorato le sere che lavorava e faceva cannelli in questa tessitura alla Briglia, veniva a ballare proprio qui sopra. E c'era un posto che si chiamava Pubblica Assistenza, una balera dove qualcuno di voi forse c'è stato, può darsi? Chi di voi è stato a ballare alla Pubblica Assistenza? E alzi la mano, voglio vedere le mani alzate. Nessuno è stato a ballare alla Pubblica, solo Gianni Morandi? Non ci credo, non alzate la mano, perché è successo molto tempo fa. Comunque non mi dilungo oltre, la sua ha conosciuto Laura e insieme hanno girato il loro primo film. Lui era militare e
ve lo voglio presentare in questa veste, signore e signori, Gianni Morandi. Pronto, maestro. Tornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amore. Per me. Ora lo so, ho sbagliato con te, ritornerò ginocchioni da te. Coppia d'oro degli anni 60, Laura Efrikian e Gianni Morandi. Grazie, grazie, grazie. Allora, a questo punto io ho il terrore di cosa mi può combinare Sabina. Proviamo a chiamarla. Sabina, vuoi coadiuvarmi? Lo sapevo, Sabina, ti sei fatta male, eh? Non mi sono fatta niente, non mi sono fatta niente. Sei sicura, eh? Fammi vedere i ginocchi. Ti sei fatta male al petto? No, non si è fatta niente, fortunatamente, fortunatamente. Vorrei un applauso per Sabina Ciuffini, grazie. Mi fa sempre gore. Non inciampicola. Hai ragione Sabina, scusa. Come inciampicolo io, non inciampicola nessuno, eh? È vero. Ci ho fatto la scuola a Sora. Cosa hai fatto? La scuola a Sora di inciampicolamento. L'avevamo preparata questa, Sabina? Penso di no, ma dice che c'è da prendere tempo. Ho capito. Hanno detto niente. Te casca, ruzzola, spaccati la testa perché non siamo pronti. L'hanno detto loro. Ah sì, eh?
E ti sembra il caso di dirlo al pubblico? No, mi sembra il caso di dirlo a lei, il cachet qui sale. Il cachet? Sì, invece di uno, d'un cachet me ne date due, mi fa male la testa, mi fa male anche... Sono cachet, uno, due, tre, sei, e che vai che sia, andiamo... Sei cachet? Sei cachet! E diamogli questi sei cachet. Bene. Ah dai, presentiamo. Adesso c'è un ospite molto rigoroso, un ospite molto serio, un alto prelato che ci racconterà un fatto che gli è successo durante il suo sacerdozio in gioventù. Non vorrei presentare né nome e né cognome, ma solo dirvi che è un'eminenza di alto livello e di alto grado. Ha lavorato pure lui? Magari alla Rocca, a Carminianello, no, insomma, no. Non lo so, cara Sabina. No, forse... perché lui no, non ha fatto niente. L'alto prelato non ha fatto niente. Ecco, c'è sempre... lo dico io che la giustizia non sta in questa terra, eh? È vero, Sabrina, no? Lasciamo la postazione all'alto prelato e ritiriamoci in buon ordine. Grazie, signori. Stanno dicendo che l'alto prelato non è ancora arrivato. Dovrebbe essere arrivato un auto blu con la sponda. Io un'altra volta non ce la fa la gibba cordolata, eh? Una volta sono cascata, ma due no, eh? E lui non ci credeva, io gli ho detto che ne erano pronti. Perché qui ci sono dei cambi d'abito, eh? Cosa stai dicendo, Sabina? Stai prendendo tempo con questo pubblico, eh? Sto prendendo tempo col pubblico, e il pubblico, senti là come ci dicono. Hai sentito? Hai sentito? Secondo me ci stanno ora, però lo voglio dire una cosa? Prego. Lo facciamo un applauso per questo pubblico meraviglioso che è più pubblico più bello che abbia mai visto. E facciamo un bel applauso, signori, l'alto prelato e il suo assistente Prade Gregorio. Non ti mettere in cammino se la bocca la usa di vino. Era d'agosto e un povero uccelletto ferito dalla fionda di un maschietto decise di riposare l'ala offesa sulla finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il prete vide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchi alcuni e altri a sedere i fedeli dicean le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise in petto. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio. Il prete a quel rumore lasciò in fretta il ruolo di confessore e scuro in volto, peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello, per favore, esca fuori dalla casa del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole, ma il prete, che a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e con la corona in mano, 100 donne si alzarono piano piano. Ma mentre se ne andarono, il parroco strillò: sbagliate ancora!
rientrate tutte quante, figlia, madre, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quello che ho detto e torno a dire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma mi rivolgo, e qui che non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello l'ha preso in chiesa. Finì la frase e nello stesso istante le monache si alzarono tutte quante. E con il volto pieno di rossore lasciarono la casa del Signore. Oh Santa Vergine, gridò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi dice, piano, piano, si alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. E una ragazza che con il fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò con il viso smorto, che ti dicevo, visto se ne è accorto. Vi è piaciuto l'alto prelato? Avete sentito che storiellina piccante e birichina ci ha raccontato? Ti sei cambiata d'abito, Sabina? Prego, il microfono di Sabina non funziona. Signor Armando, il microfono di Sabina, per favore. Sì, Armando gli si permette tutto. Sei molto carina, Sabina. Oltre a... Una fata, mi hanno detto che sono una fata. Mi sono pure lubrificata la scelle. Dai, ecco. Ecco che ricomincia. Sì, sì. Al solito. Io non so che cosa ha fatto questa ragazza, sempre con questa... Ma stanco buoni? Niente, Sabina, sto parlando tra me e me. Sto a intrattenere il pubblico, col fisichetto mio, con sto stacco di coscia. Che c'è da ridere, bellina? Ce l'hai di uno stacco di coscia con questo? Non ce l'hai? Non ce l'hai. Ce l'avrai forse, ma ancora non ce l'hai. Ti guardo sotto queste luci, sei veramente bella e snella, cara Sabina Ciuffini. Sei il più adorabile bugiardo che conosco. Sei veramente... Che uomo, Michele! Signore e signori, questa sera per voi su questo palco Fred Buscaglione! Un applauso! Ciao piccola. Maestro, prego, musica. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Ehi, piccola, 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 così. Ma guardato, hai taciuto, mi son detto, beh, sono piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. Mi hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 così. Thank you.
strapazzata, rivoltata, tra l'uscio e il muro t'ho sbaracchiata, ma eri piccola, 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 così. Cretino, sono stato in un mese, tu m'ha finito, eri piccola, ma piccola, piccola, così. Tu, calcio a rete per il zoma, io con una flebo nella vena, poi un giorno mi hai piantato per un tipo svaporato, t'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei sguagliato, quattro schiaffi ti ho servito, tu mi hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo hai sparato. E spara, e spara, e pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Signore e signori, Fred Buscaglione e la piccola Neda. Una cosa unica, incredibile. Grazie, grazie a tutti. Vedo qui il regista che mi chiama. Cosa mi deve dire, signor Armando? Di non avvicinare il microfono a questa spia. Va bene, lo dirò a tutti. Allora... Ciao Sabina. Ciao signor Miche. Abbiamo una battuta? No. Devo dirti qualcosa forse? No, io volevo dire che mi stanno importunate là. Che cosa è successo? Si vede che una fata così, l'avevano mai vista. Mi immagino. C'è uno che mi voleva cantuccini. Che cosa? C'è uno che mi voleva dare cantuccini, ma sentisse come parla, secondo me se scola, gnaola, cagnola, una cosa del genere. Cagnola, i cantuccini. Sì, una cosa. Vabbè, così. Vabbè, vabbè, dai, dai Sabina, gnaola. I cagnocini, cagnola, cantola, cagnola. No, perché il gatto gnaola e il cane cagnola, no? Sì, vabbè, vabbè. Non è questo? Il gatto? Gnaola. E il cane? Cagnola. Va, 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 per favore. Allora, secondo me qua, che c'è sta roba? Oh, per bacco. Questo è il momento clou, eh? Secondo me c'è l'ospite, questo è un ospite di peso, Guarda un po'. Sono emozionata. Che sta a fare? Sto alzando il microfono. Ah, almeno quello s'alza. Sono 40 anni e non ti s'alza niente a te. Grazie Sabina. No, no, l'ha detto Daniela, io per carità. Daniela, moglie tua. Sempre su quelle vette alte con la grappa a bocchino. Secondo me ti ha fatto male. Un po' l'altezza, un po' l'alcol. Praticamente adesso quelle cose che uno va via di prostata, Sono così, Anche questa non era prevista. No, ma te per... anzi, lei perdeva tempo, io sto a riempire. Mi ci avete chiamato apposta. Un po' riempio di panza, ma un po'. Ma gliel'ho detto che insalizza. Signore e signori, la prossima artista è una vera sorpresa. Prego, maestro, via con la base. E se domani io non potessi rivedere te?
chiamo il caso che mi sentissi stanco di me. Quello che basta all'altra gente non mi dà. Città. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero. E se domani io non potessi ridere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente. Nemmeno l'ombra della perduta felicità. Dopo 40 anni sul palcoscenico, Mino. Ora, vediamo cosa dice la Sabina. Dunque, dov'è Sabina? Dov'è Sabina? Mi chiamate Sabina, per favore? Fai sempre qualche sorpresa, Sabina. No, stavo dietro perché dopo Mina. Dopo Mina? Ma sono due grandi, Mina e signor Miche, ma non così, se può. Ma quest'uomo qui non gli danno pace nemmeno morto, secondo me. A te te ne levano dalla tomba per farti resuscitare. Ma grazie, Sabina, per questo augurio, eh? Grazie davvero, sei molto gentile. Ma se può guardare, mamma, così, se può proprio guardare. È tutto il giorno che lo guardo. Fortunatamente sono accanto a te, e quindi gli altri guardano te invece che me. Non è vero, non è vero, non è vero. Benissimo, Sabrina. Non indugiamo oltre. Il prossimo ospite ha duettato spesso, anzi, non ha duettato spesso, ma si è esibito spesso alla Bussola insieme a Mina, un famoso cantante. In arte, anzi, il nome vero è Antonio Ciacci. Signore e signori, Little Tony! Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà
riderà. Tu falla ridere perché riderà, riderà, riderà. Ha pianto dopo insieme a me. Anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché riderà, riderà, riderà. Ha pianto troppo insieme a me. Riderà, riderà, riderà. Riderà, riderà, riderà. Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò. Riderà, riderà, riderà. Riderà, riderà, ha pianto troppo insieme a me. Grazie. Little Tony riderà, 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 riderà. Little Tony riderà. Ti sei cambiata di nuovo abito? Sì. Però questo ti fa un po' più in carne, Sabina? Ma non sono mica grassa, sa? Sono gonfia, non mangio niente. È vero, signore, noi siamo gonfie, vero? Non si mangia niente. È che non faccio, come di le flautolenze, ma non me escano. Ma insomma, Sabina, dai, ricominci. Ma dai, era andato tutto bene fino adesso. No, eri stata brava per tre sketch e adesso... Scusi, signor Miche, ma se uno non ce la fa a scureggiare, scusi. Allora... Lo dice pure allora, il medico, eh? E allora dai, che Sabina, l'aria va fatta uscire, è vero? E se vuoi fare la buffona... Quale buffona? Ma venga qui... Ma venga qui, questo è il posto suo, il microfono suo e tutto quanto. Scusami, c'è da finire lo show. Sì, c'è da finire questo show, io e te insieme a condurre con questi quattro disgraziati, di cui uno voglio introdurlo subito, un grande attore. Sì, che faceva questo grande attore? No, perché se no... Faceva il grande attore e recitava, perché ha una voce molto... Sì. Molto bella, ha fatto il doppiatore. Ah, ho capito. Però magari era passato dalla Silvaglianese, non così. È vero. È vero. Mi sono scordato di dirlo. Perché non lo dici? Che secondo me ci stava bene, no? È stato 2 anni che ha fatto l'Allupino alla Silvaglianese. Anche lui. Questa è una valle d'Allupini, eh? Io ve lo sto a dire. Allora,
È l'attore che fa il doppiatore. Sì, vogliamo introdurre quindi Alberto Lupo. Prego, un applauso per Alberto Lupo. Ciao Mike. Buonasera signor Alberto Lupo, ma la vedo in mutande. Perché è ridotto così? Mi ha ridotto così la mia compagna. E questa sera su questo palco voglio vedere se la riconquisto. Mi ha finito. Perfetto. Allora io chiamo la partner del signor Alberto Lupo e probabilmente lui le dirà qualche parola. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come se fosse la prima volta. Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Tu sei la mia frase d'amore. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, la mia inquietudine. Ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Portami anche le cose. Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, stasera raccontale un'altra. Violini e rose io voglio sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole, tanto. Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta. Cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla, c'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendano i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. Piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. 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 Che cosa sei? Parole, soltanto parole, parole tra noi. Stupendi, incommensurabili, Alberto Lupo e Mina.
Grazie Alberto Lupo, grazie Mina. E dai, Sabina, ma perché io arrivo sempre primo sul palco e tu sempre 5 minuti dopo? Perché io, lei è uno scattista e io sono passista. Lo sanno allora, tutti. Ma perché vuoi fare aspettare tutta questa bella gente? Ma no, signor Michele, è come uno... lo sa, ha visto quel... Adesso c'è stata pubblicità che uno... Ci sono due cerini a letto, no? Uno piglia fuoco subito. Sì. Te sei quello lì. No, comunque, è vero, c'è tanta bella gente qua. Sì, c'è tanta bella gente. Mi piacerebbe che invece che io averti come partner, che tu trovassi un fidanzato tra questa bella... A proposito, ma tu ce l'hai un fidanzato? Non ce l'ho un fidanzato. Ma ti piacerebbe un fidanzato? Come lo vorresti? Come lo vorresti? Ma io mi piacerebbe un uomo che sa fare, che sa lavorare con le mani e poi mica solo con le mani. Un artigiano? Un artigiano, sì, un fontaniere per esempio. Vabbè, un fontaniere, ci sarà un fontaniere. Ci sarà un idraulico praticamente. Sì, vabbè, abbiamo un fontaniere, un idraulico, sì, vabbè. Un fontaniere, se no mi piglio pure un trombaio, Se c'è sta. Va bene Sabina, vabbè. Basta che tu dia il tuo cuore a qualcuno, vuoi darlo a un trombaio? Io ho tanto sentimento. Va bene. C'ho tanto sentimento da dare, perché l'amore è la cosa più bella che c'è. È vero, l'amore è la cosa più bella che c'è. L'amore che nasce dal cuore. Il cuore che ognuno di noi a volte ha un po' matto. Prego, maestro. Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a farmi mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità. Se capirà, capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Fabrizio, Nedo, Franco, Luigi, Andrea, Claudio, di Over 50, signore e signori. Bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai, così lo perderai. Un
cuore matto. Insieme! A chi vuole bene. Signori, grazie a Maurizio, a Federico, a Enzo, a Armando, a Claudio, alle truccatrici qui dietro. Signore e signori, grazie a tutti. Ho dimenticato qualcuno, secondo voi? Ho dimenticato qualcuno al centro commerciale naturale di Vaiano, alla Casa del Popolo, al Comune di Vaiano. Ma soprattutto, signore e signori, un grazie a voi, stupendo pubblico di questa sera. Gli over 50 vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo anno. Signore e signori, grazie a tutti e arrivederci. Mi ero scordato Leandro. Federico. Strano, questa sera non ho sentito il mio figliolo e mi fa: oh babbo, ma lo sai che mi dice a me? Babbo, ma quando cresci? Però mi raccomando, non più di tanto. Beh figlio mio, gli dico io, a mettere le pantofole sono sempre a tempo, così la grigia età che in me me la tengo dentro. Ma ricordati figlio mio, l'età non è un'epoca della vita, ma una condizione dell'animo. Questo vale per tutti. Buonasera e all'anno prossimo!